Signore e signori, benvenuti su Rise Up Experience. My friends, how are you today? Are you fine? Dove sono? Aspettate che metto la telecamera giusta. Eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno cari amici e cari amiche. Come state? Spero bene. Oggi è mercoledì, sono le 11:05 minuti, un'altra giornata per tanti di Mining Day. Ci sono delle lezioni mining quest'oggi, quindi salutiamo anche gli amici di YouTube che da questo momento ci stanno seguendo, anzi ho il tablet di fianco e leggerò un po' anche i vostri messaggi. Buongiorno a tutti, spero di beccarle le prossime stringhe, dice Joyce. Sì, ma attivate le notifiche sul gruppo, sul canale o gruppo Telegram dove dovete inserirle. Ciao, no, Stella. Ben tante stamattina abbiamo, eravamo troppo concentrate con l'inglese. Anche io... E vabbè, niente ci fa. Ciao amico Paisu. Buongiorno, prossima. Buongiorno. Allora, chi c'è? C'è Cosimo, c'è anche Ambra. Sì, sì. C'è, sì, esatto. Ciao ci Cosimo, sono. Come sta andando? Bene? Tutto a posto, direi, dai. Sì, va avanti. Bravissimo, è bravissimo. Ottimo. Grazie. Bravo, bravo al nostro amico Cosimo, nuovo amico che collabora con noi tutte le mattine qui in Rise Up da lunedì al venerdì. Ciao a tutti di nuovo. Allora, prima di iniziare quest'oretta che trascorreremo insieme, da settimana prossima il calendario si aggiorna. Ricordiamolo, tutto quello che vedrete in Rise Up pacchetto standard sarà una panoramica, un'anticipazione ben gradita, anche ben confezionata. La base fondamentale di tutto quello che poi andrete a vedere in modo più tecnico, più approfondito in Supernova e Standard. Ieri sera, nella buonanotte, abbiamo parlato anche degli altri pacchetti Supernova e Standard, quindi nel caso vogliate fare l'upgrade, dovete andare sul sito di Rise Up, riseuplc.com, il sito di Rise Up, in home page, in basso troverete i pacchetti Standard, Supernova e Master. Supernova, per fare il pacchetto Supernova annuale dovrete avere lo Standard, altrimenti non ve lo fa fare. Per fare il Master dovrete avere il Supernova e anche lo Standard. Perché? Perché in Rise Up la formazione è passo dopo passo. Se non avete fatto o non avete frequentato il livello precedente, non fate il livello dopo. Perché? Perché altrimenti vi metteremo in quel caso un po' in difficoltà. Parliamo di cose un po' più tecniche, un po' più approfondite, anzi togliamo un po' più tecniche e più approfondite, e quindi la maggior parte di voi, se dovesse saltare da un pacchetto all'altro, troverebbe un po' spaesata, diciamoci la verità. Allora, amici, buongiorno a Francesca, buongiorno Luca. Dalla prossima settimana io vorrei inserire, Ambra lo sa, come esperienza, che non è un'esperienza, salotto Rise Up, il salotto di Rise Up. Che cos'è salotto Rise Up? Io vedo la Silvana, la Fiorella con il tè, all'ora del tè alle 5 lì, a fare un po' di salutino con noi, a parlare. Vabbè, diciamo che salotto Rise Up è un'esperienza che è venuta in mente a chi? Non a me, mi pare, o forse proprio a me, non lo so. Forse sì, è venuta in mente proprio a te.
È venuto in mente proprio. E noi siamo stati d'accordo perché siamo dei Zabetti. Esatto, come siamo Zabetti, caspita. Quando succede qualcosa o le persone litigano, io non so perché sono lì ad ascoltare, ma che me frega, però che me frega, però lo faccio lo stesso, non lo so. Al supermercato è successo proprio l'altro giorno. E quanti Rise Up stanno entrando? Un altro in più ce n'è adesso di Rise Up. Ciao agli altri amici di salottino, non potevo non fare un salutino. Oh, sto già... Salutino. Pensavi fosse la tua lezione oppure sei entrato così? Sì, ma sai com'è? No, stavo ti seguendo su YouTube e allora a questo punto ho detto aspetta che entro un attimo a dare un saluto. Com'è? Grazie, bene. Gian, grazie. Bene, bene. Oh, stamattina non sei a scuola, quindi non hai lezione. Stamattina sto facendo altro. Sto lavorando sull'esperienza, sulla crescita, anche perché adesso dobbiamo vedere se... l'anticiperemo a questa sera, devo parlarne con Lorenzo, perché dovremmo forse fare un cambio rispetto a venerdì. Comunque uno dei prossimi venerdì avremo una grossa sorpresa, venerdì sera, che non anticipiamo, o possiamo anticipare perché è già uscita sul calendario? Puoi anticipare se vuoi. Ma sì, tanto siamo fra pochi intimi, esatto. Vuoi che lo sappia. Anticipi. Venerdì, uno dei prossimi venerdì, probabilmente già venerdì prossimo, inizieremo con esperienza chiamata mining. Esperienza mining. Esatto, scenderemo in miniera e inizieremo a sgobbare. Ah, i sette nani. Gian, sai che ho visitato una delle miniere più famose in Italia, dove sono nato io, a Carbonia. Vabbè, già il nome è un programma, no? Esatto, Carbonia, città fondata. Se fosse chiamata Diamantonia era anche meglio. Era la città dei diamanti. Oronia, la città degli ori. Esatto. Colonia, la città dei coloni. Esatto. Amici. E quindi stavo dicendo? Ah sì, di Carbonia. Oppure Ambronia, che sarebbe la città dell'Ambra, o la meglio della nostra Ambra. E sono sceso in miniera a visitarla, bellissima tra l'altro, ci hanno fatto vedere dove lavorava mio nonno, perché mio nonno lavorava in miniera tanti anni fa, ormai mio nonno non c'è più, e mio padre non volle venire a visitare la miniera perché gli ricordava troppo suo padre, quindi mi ha detto no, io non vengo, che mi emoziono parecchio, però siamo andati. Invece una miniera di sale, quello sì, miniera di sale qui nel Piemonte... zona verso Susa, ci sono diverse miniere anche nel sud, verso il sud del Piemonte, diverse miniere di sale, no? Quindi entri proprio, lo vedi dove grattavano, c'è cioè proprio tutti i carrelli, tutte le varie cose, veramente emozionante. E tu pensi a com'era la vita dei minatori, no? Ben descritta da Verga, da Pirandello, Ciaula scopre la luna. Che consiglio vivamente, se qualcuno non l'ha mai letto, mi raccomando, è facoltativamente obbligatorio leggerlo, oppure Rosso Malpelo, no, del Verga, certo. In cui raccontano proprio due storie di due minatori, giovani minatori ignoranti nel senso che ignoravano tutto, cioè proprio conoscenza minimale, quasi dei piccoli, mi permetto di dirlo tra virgolette in modo affettuoso, animaletti, no? Che scoprono piccole cose come la luna, ma perché scopre la luna, Ciaula? Proprio perché non è mai andato, non ha mai lavorato oltre il tramonto. E quindi c'è tutta la paura, il terrore del buio, della notte. Pensa per i minatori vivere giù, l'uso del cardellino, c'è tanta roba. Io vedo Giulietta su YouTube mi scrive, anche mio padre lavorava in miniera a Carbonia. Incredibile, visto, ci incontriamo. E magari siete lontani parenti o vicini. Beh, Mele, sì, tra l'altro Mele è un cognome popolare da noi in Sardegna. Ciao. Praticamente la chat di YouTube la mattina è un buongiorno continuo. Esatto. In sostanza hai quasi un centinaio di spettatori così, no, en passant. Buongiorno amici, ciao anche stamattina. Questa è l'esperienza del buongiorno. Il tè alla menta dovrai fare nel salottino. Allora, non lo preparerò io il tè, lo preparerà la nostra Ambra che... Ti ricordi, Ambra, quando venivo all'ora del tè e tu preparavi sì. Il tè? Non so se c'è stato... anche Ambra! La tisana alla malva. Senza pensare che ci fosse Ambra, pensa. Io, caro Gianluca,
La tua voce sempre inebria le mie giornate. Oh, ma che bello. Detto così mi sciolgo. Sei consapevole nella vita? Mi sciolgo, no, ero inconsapevole, però adesso ho ancora... Consapevolisciti. Una delle prime cose che mi disse Ambra, appunto, a me piace un sacco come parla Gianluca, sì, le sue esperienze. Poi non si capisce nulla, perché giustamente, però almeno la voce si salva. No, no, infatti quando c'è la sua esperienza e poi tocca a me, io mi collego prima apposta, così me lo ascolto tutto, mi preparo, mi trucco con lui che parla. Ma sei troppo... Ed ecco, Gian, ti devo far vedere una cosa, Ed ecco perché, ci sono nati gli audiolibri di Gianluca negli audiolibri, e non solo gli audiolibri di Gianluca, ma poi qualcuno li cerca davvero, esatto, bensì amici, io utilizzo il volto, l'immagine di Gianluca, li dovrò pagare i diritti d'autore prima o poi, perché più prima che poi, dai Fabri, facciamo così, dai. Li devo pagare i diritti d'autore perché utilizzo il suo volto per le esperienze, per creare un po' di immagini. Guardate qua, per esempio, che bella la festa delle castagne, il 20 di ottobre, ecco, e qui è l'esempio di una foto con castagna, ok? Castagna. Ma dov'è la musichetta? Microfono. Ah, ecco la musichetta, scusate. Voglio la musichetta. Ecco, pensate che Fabrizio, ecco, diciamo questo, Fabrizio, mio carissimo amico, pensate ai detrattori che cosa, come usano la mia immagine. Se gli amici fanno così, pensate quelli che non sono meno amici. Diciamo. È vero, ma io e Gian ci siamo trovati, siamo un po', diciamo, bambini dentro, Gian, come si può dire? Siamo rimasti Peter Pan. L'effetto Peter Pan, ma è anche giusto. Questo mese compiamo gli anni, io ho deciso di fermarmi ai 40, quindi non compierò più. Ieri, tra l'altro, il medico dove sono andato a fare la visita comunque mi ha detto: ah, ma guarda, te ne darai 42-43, stavo per baciare. Ho detto: va bene, non chiederò lo sconto, ok. Poi rincarava la dose, ho detto: ti pago di più adesso. Perché insomma, quando ce ne danno di meno, a me ne davano 16, 17, 20, 22, sì, senza barba. Ma sai, alla tua età è diverso. Quando inizia a arrivare alla soglia dei, come dire, del mezzo secolo, le cose diventano più complesse, più difficili, un po' più delicate. Questa è proprio una brutta foto comunque. Cioè, veramente... Ma no Gian, io prendo solo le foto migliori. Si pensa se permettevi le peggiori. Ah, ne ho immagino, anche... non so pensare. Non posso usare tutte le foto. Adesso posso metterti la Giulia qua di fianco, guarda così. Che tra l'altro in questa foto è un ospite che abbiamo avuto in Bedmark. In questa foto lei è veramente una ragazza giovane, no? Però ha il corpo da ragazza grande, cioè nel senso la faccia è anche da ragazzetta, ma come crescono in fretta i ragazzi e le ragazze d'oggi, cioè vedo persone alte 2 metri, mamma mia, ragazzi, guarda, di 16 anni. Sì, vero. In questo devo dire che si è perso, ogni tanto vedo su Facebook delle immagini e mi fanno molto riflettere, no? Del tipo, come ero io a 15 anni e si vede una ragazzina tipo acqua e sapone, non so, con le treccine, lo zaino, no? Dopodiché a fianco vedi le 15enni di adesso che sembrano vamp, cioè sembrano eccole qui. Assolutamente come tiratissime, truccatissime, eccetera. Ma devo dirla, Fabri, cioè senza adesso fare nel moralista, nel retro, che mamma mia, quanto era bella e quanto è bella la bellezza a volte acqua e sapone, no? Soprattutto di ragazzine che sono nel fiore della loro bellezza. Cioè cosa vuoi? Poi, per carità, un filo di se uno vuole, chiaro, che poi ci mancherebbe. Ma da lì arrivare ad essere totalmente artefatte... Già a 16 anni... Ma poi diciamoci la verità, noi ragazzi piacciono le ragazze a questa pone, proprio. Ma sì. Io purtroppo sto invecchiando, quindi manco il trucco mi salva più. Ma sì. Ma non diciamo castagne! Pensa tu, se lei è vecchia, cioè siamo... Non dite birichinate, dai. Abbiamo già un piede nella fossa. Esatto, Rosanna, illuminaci tu. Non diciamo birichinate. Oppure Marco, illuminaci tu, perché ho visto che chiedevano, cioè non chiedevano, ma stavano per intervenire.
Marco, allora tutti questi filtri che hai imparato ad usare di Snapcam ti hanno divertito durante queste settimane, questi giorni, ho visto, no? Ti sei divertito. Guarda questo bellissimo, sì, con la barba. Mi hai cambiato la vita. Mi hai cambiato bellissimo la vita. Questo effetto con la barba. Sì, pensa... è l'effetto cinquantenne. Mamma mia, i capelli brizzolati e barba brizzolata. È carino come effetto. E prova a toglierlo... Il nostro Marco mi ha cambiato la vita per avergli fatto conoscere un filtro. Assolutamente, vedi per quanto poco. Marco, dato che ci siamo, tu hai la barba, resta lì perché adesso arrivo io, anch'io. Te la siamo fatta. No. Ma cosa ho fatto io questa mattina che stavo lavorando così bene? Ho detto passo a dare un saluto. Ma anch'io, ecco. Cosa ci faccio ancora qui attaccato? Ma sì, ma state qua con noi. No? Oh, adesso devo andare, che devo telefonare a Lore per sapere che facciamo stasera. Ma dove dovete andare? Ma infatti, a telefonare. Telefonalo qua? In diretta? No? Nel Medioevo non c'erano i telefoni, facevano solo i birichini. Questa parola, sai che non trovo la... Dove sta il me con la barba? Io con la barba, dove sono? Sto cercando un me con la barba. Ah, pensavo mettessi tuo filtro da donna. No, quello non lo trovo più, pensa a te. Infatti, ma guarda, mettilo ci sarà un motivo dietro tutto, no, ragazzi, questo. Allora, questo è il filtro della mamma mia, no. Spettacolo. Il filtro dell'anno, questo. Il filtro della mattina. Aspetta che aumento un po' la luce. Ma questa qui, cioè, cos'è? Una bella lavanderina, no? Bella come legge? La lavanderina. Che lava, poi vai avanti. Vediamo se sono le basi. Che lava i fazzoletti. Poveretti. Ok. Finalmente il periodo delle castagne, dice Antonino. Eh sì, ma tra l'altro ti invitiamo alla festa. La festa delle castagne il 23 di ottobre con Gian e me. Anzi, Gian, faremo la festa delle castagne alla Master Live a fine mese. Che dici? Va bene. No, avremo la castagnata. E tra l'altro cambia pure l'orario a fine ottobre. Quindi. Ah, sì? Eh sì. E quindi ci troveremo. Un'ora in più però abbiamo per dormire. Sì, ma ci quindi specifichiamo che se dovessero arrivare le mozzarelle che mangeremo, normalmente mangiamo a mezzanotte, diciamolo, invece le mangeremo a luna a questo punto, no, perché ma si altro, sposta l'orario. Alle 5 sarà già buio, a molti non piace affrontare il pomeriggio alle 5. Io porto la padella bucherellata per le castagne, perché sì, ci sarò anch'io. Ragazzi. Beh, guarda che profilo fighetto che è in questo video. Così ci sta, sembro più serio. Beh. Sì, niente male. Allora mi sa che resterò così. Ecco. Molto professionale. Molto comunque professionale. Con questi filtri, vedo, io mi potrei fare una foto, potrei far così e dire, andare poi dal mio barbiere, dal parrucchiere e dire, allora, voglio diventare così, ma sei già così. No, no, questa è una foto, un filtro, io voglio diventare così. Caspita, esatto. Ma sembra reale, raga, ma anche come iniziamo dagli occhiali e via. Sì, guardate, sì. È realistico, sì, sì. Al 100%. Ah no, così, aspetta. La barba non devi sorridere, non devi respirare, sta fermo. No, ma no, che bella guarda che regge. Io volevo vedere Ambra con questi filtri, ancora non mi ha fatto vedere niente. Gioia, nessuno mi aiuta a metterli, io non sono capace. Ho imparato a condividere lo schermo dopo un mese, raga. La famosa regola donna barbuta sempre piaciuta. Donna barbuta sempre piaciuta. Gian, guarda, tu basta che c'è la tua voce, puoi dirmi quello che vuoi. Sì, ma si emoziona così in fretta. Sì, io sì. Ambra, così. Comunque, chi è che si offre a insegnarmi i filtri? Ma io? Mi aiuti tu? Eh certo, tanto è semplicissimo. Devi solo installare un programmino che si chiama Snap Camera. Installi il programmino, lo utilizzi. E su Zoom anche su Apple c'è o no? Sì, sì, c'è anche su Apple e su Zoom imposti, sai che puoi impostare che telecamera usare su Zoom? Su sì. Zoom imposterai la telecamera che ti apparirà fra le scelte Snap Camera, che è quella che hai installato. Puoi credermi, non dico mai bugie. Ti credo, Marco. Dove sei? Al naso lungo? Ah, sì. Anch'io ce l'ho. Comunque questo filtro, sì, si chiama Snap Camera, amici, installatelo tutti perché nelle esperienze della buonanotte, quindi in seconda serata di solito io e Gian ridiamo e scherziamo utilizzando questi filtri, Ecco, adesso me lo scarico così poi vengo anch'io con i miei filtri. Grazie Anna, Snap grazie. Camera? Snap Camera, sì. Ma è gratuito, è a pagamento, Fabri? È gratis, mettetelo. Okay. Anzi, guardate, giusto perché siamo qua in buona compagnia. Se ce compagnia, lo fai vedere.
ti faccio vedere semplicemente l'installazione. Allora, io cerco Snap Camera su Google, il primo risultato, eccolo qua, ci clicco sopra, Snap Camera, Watch Viva the Download, quindi andiamo in Download, e dovrebbe partire... Allora, vediamo un po', vedete Mac, quindi dal sistema operativo 10 e 13, poi da Windows 10 in su. Quindi se avete Windows 8 non funziona, Windows 10 già funziona. Io poi non lo so se va bene per il mio. Vabbè, dopodiché amici, ho letto le condizioni, mettete una vostra mail, non sono un robot, e download per computer o per Mac. A quel punto avrete installato questa applicazione che vi faccio vedere. Allora, ecco qua, questa applicazione, vedete, è un'applicazione molto semplice, qua c'è la telecamera, qua ci saranno tutti i filtri da poter utilizzare, per esempio voglio mettere questo, no che brutto, voglio mettere questo, ok, vedete quanti filtri ci sono, e questa diventa proprio una vera e propria telecamera da poter usare su Skype o su Zoom. Quindi cosa dovrete fare? Andrete o su Skype o su Zoom, dove c'è l'impostazione della telecamera in basso a sinistra vicino al microfono, e c'è una freccettina vicino alla telecamera. Quella è la scelta delle telecamere che potete usare su Zoom o su Skype. Tra le scelte dovete impostare Snap Camera. Accendete la telecamera e a quel punto apparirà questa telecamera con tutti i filtri che userete. Ok. Quel momento, eccolo qua, ok? Quindi semplice e intuitivo. E ieri sera, tra l'altro, abbiamo anche ballato con Gian, voi non so se c'eravate ieri sera, magari no, però vedete... c'eravamo e come? C'eravate. Ma voi una casa non ce l'avete, vero? Cioè, no, mi pare... Siete qua la mattina, siete qua la sera, ma... Già, è vero, il problema è che voi siete in camera, siete in casa vostra. Beh, però diciamo un po' la verità. Ciao Silvana. Beh, però diciamoci un po' la verità. Siamo diventati. Buongiorno. Ciao Silvi. Buongiorno. Siamo già diventati come su Twitch, no? Su Twitch ci sono gli streamer che sono in diretta tutto il giorno. Noi è un po' come se fossimo su Twitch, solo che siamo su YouTube. Quindi ormai Twitch possiamo anche trasmettere lì se vogliamo, solo che è un po' più complicato di YouTube, Twitch. Ecco qua che Marco si diverte. Allora, amici, dato che ci siamo in questa ultima mezz'ora, pensa a te, sono passati 30 minuti col nostro salottino, ma ci piace così. Ogni tanto... intanto, ragazzi, vi saluto perché devo continuare, devo telefonare a Lorenzo e ho un po' di cosine da fare. Un saluto, un abbraccio a tutti e ci vedremo stasera. Con cosa non lo so, ma stasera ci vedremo. E ovviamente ci vediamo col proseguo della meravigliosa programmazione di Rise Up. Ciao amico mio. Ciao Fabri, tardi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, un Gianluca. Abbraccio. Alla ciao. Prossima, a presto, ciao ciao. È possibile adottare queste info anche per un blog? Massimo, in che senso per un blog? Per lo Snap Camera dici? Per il blog? Non ho capito la domanda, riscrivimela pure. Allora, in questa ultima mezz'ora voglio farvi vedere delle cose interessanti che ho scoperto, che magari non conoscete, e quindi le condivido con voi. Del digital, ovviamente, parliamo sempre di cose digitali, come e dalla prossima settimana parliamo anche di altro, però non vi anticipo quello di cui parleremo. Allora, innanzitutto, la giornata di oggi si svolge in questo modo, ci saranno diverse esperienze mining, lo sapete... quattro chiacchiere con Emilio da mezzogiorno, non ricordo Cosimo precisamente con chi ci sarà l'intervista di oggi a mezzogiorno, forse con una blogger. Con Sara Boccolini. Ok, che è una blogger, quindi. Che è un blogger, sì. Alle 14, come perdere con le cripto, interessante, con la nostra amica Maria. Alle 15 parliamo di affiliate marketing, parliamo di Amazon, parliamo di come lavorare attraverso il dropshipping. Eccola la nostra Silvana, ha impostato il filtro di Snap Camera, ma che bella, tra poco voglio metterti in evidenza. E poi come guadagnare con lo sport, insieme a Ciro, alle 16. Questa seguitela, perché? Perché vi dico che vi dà una base fondamentale di quello che si imparerà appunto in Supernova. Guadagnare con lo sport è possibile? Sì, mettendo da parte il gioco d'azzardo, perché noi non parliamo di gioco d'azzardo, parliamo di statistica, di matematica applicata allo sport, applicata al betting, e quindi parliamo di questo con Ciro. Alle 17 cucina fai da te con la Teresa, come liberarsi dalle paure con Fabio. Alle 18:30 c'è Daniele Cabras, ospite di Bedmark. Daniele Cabras, un giovane ragazzo sardo, Ambra lo conosci Daniele Cabras, quello che fa
non so se c'è ancora Ambra, quello che fa le imitazioni dei genitori, dei figli. Daniele è un ragazzo molto simpatico. Storie di vita e successi con Gianluca, che forse diventerà crescita personale. Poi alle 23 concludiamo con biografie. Ok, amici, quindi la maggior parte di queste sarà mining e potete partecipare alle esperienze mining di Rise Up avendo un abbonamento al minimo standard, quindi c'è anche quello mensile di standard, mi pare costi 12 euro al mese, e comunque potete partecipare a tutte le mining Zoom. La Bedmark invece è una mining free, quindi Bedmark potete seguirla anche senza avere un abbonamento di Rise Up, e si trova qua alle ore 18:30 sul canale di Marco Baldini. Bene, allora, dopo aver detto questo, una bella anticipazione, voglio farvi vedere innanzitutto prima di me, ecco qua la nostra amica Silvana che è diventata, che filtro è Silva? È diventata ancora più giovane oppure un filtro... Non so, sta usando un filtro la Silvana, ecco, vabbè, impegnata in questo momento. Eccola lì. Ciao Silvana. Sta parlando al telefono. Va bene. Adesso vi faccio vedere delle cose interessanti. Quindi andiamo a condividere il mio schermo. Schermo, condividi. Come sempre la bella musica in sottofondo. Oggi vi parlo di questo servizio che alcuni di voi magari già utilizzano. Io ho imparato ad utilizzarlo e sto imparando ancora ad utilizzarlo nel mese di settembre ho iniziato a utilizzarlo, diciamo la verità, e è molto interessante per costruire dei siti internet in modo facile, per l'online marketing, l'email marketing, l'automazione del marketing, quindi l'invio di email automatiche, per creare i funnel pubblicitari o meno. È molto semplice da usare. E tra l'altro c'è anche in versione gratuita, quindi possiamo prenderlo in versione gratuita o fare un bel upgrade e utilizzare tutte le funzioni più professionali. Una volta iscritti andiamo su Accedi, vi faccio vedere cosa c'è all'interno e guardate com'è semplice utilizzarlo. Ecco qua, io sono già all'interno del portale. Qui possiamo creare una newsletter per i nostri clienti, i nostri utenti, magari anche quelli... i nostri clienti del ristorante. Io di solito conservo sempre tutte le email e i numeri di telefono dei miei clienti, ovviamente previa autorizzazione per poterli usare, per mandargli magari qualche promozione particolare. Per chi non lo sapesse, io collaboro con diversi ristoranti in zona Milano e Monza Brianza, e pochi ma buoni, diciamoci la verità. E noi gestiamo anche questo, quindi le campagne di email marketing, quindi la pubblicità tramite email, SMS marketing, che a differenza di quello che pensano tante persone, gli SMS vengono letti. Molto spesso si pensa che gli SMS non vengono più inviati e quindi non vengono nemmeno più letti. No, no, invece gli SMS vengono letti e come? Fateci caso, quando vi arriva un SMS tutti lo leggono. Quindi gli SMS marketing funziona. Qua possiamo creare delle landing page pubblicitarie, quindi pagine di atterraggio, quelle che si usano nella pubblicità, dove gli utenti possono poi inserire il loro nome, il cognome, la loro mail per ricevere informazioni. Aggiungere contatti, quindi email e numeri di telefono, che è quello che vi ho detto prima. Conservateli sempre perché sono dati molto utili, a parte dati sensibili, perché sono dati sensibili. Però previa autorizzazione li potete usare per mandare delle promozioni personalizzate. E poi potete creare degli autoresponder. Questi funzionano molto bene, soprattutto dal 2020 in poi. C'è stata la tecnologia sta facendo passi da giganti e gli autorisponditori, anche via telefono, sono sempre più utilizzati. Ci fanno risparmiare un sacco di tempo, piuttosto che rispondere in prima persona, rispondono loro. Molto spesso io personalmente mi arrabbio con quelli delle compagnie telefoniche, perché quando vuoi parlare con un operatore non c'è modo di parlare con gli operatori. E scrivici su WhatsApp e scrivici su Facebook. Allora tu scrivi su Facebook o su WhatsApp e cosa succede? Ti risponde un robot. E io dico, salve, ho questo problema. E il robot mi risponde, ciao, di cosa hai bisogno? E gli spiego il problema e mi dice, non ho capito. E allora gli rispiego il problema e mi dice, non ho capito, forse volevi dire questo? Ci passo mezz'ora, non riesco mai a parlare con un operatore umano. Quindi gli autorisponditori si servono per alcune cose, per altre invece ci fanno arrabbiare.
un pochetto. Se mi arriva un SMS ed è pubblicità, cestino immediatamente. Allora Giuseppe, a parte tutto, sì, alcune volte sì, ma se io ti imposto un SMS in modo amichevole, che non sembri una pubblicità, quindi ti dico ciao Giuseppe, immagina di essere un cliente del mio ristorante e vieni una volta alla settimana nel mio ristorante, no? Quindi secondo me ti farebbe anche piacere ricevere ogni tanto delle promozioni personalizzate solo per te. In quel caso non è pubblicità aggressiva, ma magari ti mando un messaggio con scritto ciao Giuseppe, solo per te ti offro il 30% di sconto per una cena al ristorante, ok? Perché sei un nostro cliente affezionato. In quel caso è una pubblicità super gradita, non è una pubblicità di pentole o chissà che cosa che ti devo vendere dizionari o enciclopedie. Anche quello poi è un lavoro, le enciclopedie, caspiterina. Ciao Enzo, buongiorno a tutti, anche a Stella che dice che nervi, che nervoso quando non riesci a parlare con una persona umana. Mi è capitato proprio l'altro giorno con Tim o con Vodafone, ora non ricordo se era Tim o Vodafone, vabbè, mi rimandava da una parte all'altra. E che caspita, fatemi parlare con qualcuno. Allora, grazie a queste funzionalità, io posso anche creare un sito internet molto semplice da usare, senza avere troppe competenze tecniche. Sappiate che rivolgersi a una persona che vi crea un sito internet creato bene, con tutte le funzionalità, anche quelle più difficili da creare, ha un costo che va dai 500 euro in su, a seconda del sito che volete creare. Gli e-commerce, che sono i siti in cui si vendono i prodotti di qualunque tipo o i servizi, perché io su un e-commerce potrei vendere anche i miei pacchetti di come Rise Up, no? È una sorta di e-commerce anche il sito di Rise Up. Si possono acquistare dei pacchetti di formazione, quindi è un e-commerce. Io posso quindi andare a vendere qualunque cosa, emettendo una ricevuta, emettendo una fattura, poi si imposta tutto in maniera automatica. Gli e-commerce, per creare un e-commerce, di solito si spendono anche 1.500, 2.000, 2.500, insomma, quelli fatti bene anche 10.000, 15.000, ci sono siti che costano 50, a seconda di quello che dobbiamo fare. Partendo dalle basi, qua invece potete creare qualunque cosa in prima persona. Vedete, io grazie a GetResponse posso creare una pagina per i webinar. Quante volte vi appare la pubblicità? Ciao, questo sabato ci sarà un webinar dedicato a questo. Ecco, grazie a questo sistema possono creare i webinar, possono creare le chat personalizzate, le notifiche push che vi arrivano direttamente sul vostro cellulare. Ma quello di cui guardiamo oggi sarà il sito internet. Io adesso premo qua website, che vuol dire sito internet, ovviamente. Ciao anche a Pasqualino. Esatto, già mi perdiamo tempo con gli autorisponditori automatici. Crea sito web. Io ne ho già provati ieri due, ma vi faccio vedere com'è semplice. Come desideri creare il tuo sito internet? Allora, ci sono tre funzionalità. La prima, usa un qualcosa di già pronto e poi modifichi tu a seconda di cosa ti piace inserire o togliere. Oppure usa un editor potenziato dall'intelligenza artificiale. Lui cerca di creare leggendoti nella testa, leggendoti nella tua mente che cosa vuoi fare. Allora ti fa alcune domande e poi ti crea un sito internet grazie a questa intelligenza artificiale. Importa un sito web già fatto e presto in arrivo ancora non c'è. Allora facciamo per esempio usa un template già pronto. Ok, qua me ne dà parecchi. Immaginiamo di voler creare un sito internet sull'istruzione, quindi sulla formazione. Vedete, ho selezionato istruzione. Qual è la differenza, mi chiedono, tra questo Wix? Wix è un altro sito famosissimo per creare i siti internet in modo semplice. La differenza fra Register, la differenza fra Aruba. Ci sono tantissimi servizi in Italia e nel mondo che vi permettono di creare siti. Qual è il più conveniente? Qual è quello che serve a noi? Questo servizio di cui vi sto parlando oggi è un all in one. Tutto in uno. Non c'è solo il sito internet, ma nella versione gratuita non ci sono tutte le funzionalità, ma nella versione a pagamento, che mi pare i costi 15-20 euro al mese, quella base, avete molte funzionalità, tutto in uno, che vi permettono di risparmiare parecchio rispetto a comprarle separatamente, ok? Quindi c'è uno sconto, perché vi fanno un forfait. Vi dicono, guarda, io ti do la costruzione del sito,
ti do la costruzione delle landing page, degli autorisponditori, l'email marketing, i webinar, te lo do a 25 euro al mese. Caspita se risparmio. Eh sì, perché comprarli uno a uno costerebbe parecchio. Sì, sì, conosco anche quello, Giuseppe, tu lo usi? Mi hanno scritto in chat, intanto io rispondo alle vostre domande. Sì, conosco anche quello, quello costa un pochetto di più, però anche quello è un only one, ci sono parecchie cose all'interno. E tutti questi di cui vi sto parlando vengono utilizzati anche con il ref, referral link, perché ci sono persone che guadagnano anche proponendo soluzioni come queste. Uno dei migliori guadagni che si possono fare è con, sapete noi il ref link, anche Binance ha un ref link, anche tutti i sistemi ormai hanno un ref link, anche il noleggio di automobili, l'azienda che utilizzo io ha un ref link, se propongo e se lo consiglio ad altri ho lo sconto tutti i mesi sul noleggio dell'auto. Funziona tutto così. No, sconsigliano, Giuseppe, mi puoi dire perché sconsigliano Builderall? Perché lo sconsigliano? Dimmi un po', dimmi un po'. Io l'ho visto. Lo utilizzano per creare dei funnel soprattutto, perché lo utilizzavo io per creare dei corsi online con i funnel. I funnel sono, immaginate un imbuto, un funnel è una sorta di imbuto che vi porta piano piano ad acquistare quello che voglio io, cioè vi porto dalla A alla Z piano piano, facendovi capire che quello che vi do a piccole pillole, diciamo piano piano vi do delle informazioni e piano piano vi porto avanti fino all'acquisto di un corso, di un servizio, di un prodotto. Ecco, quello è un funnel, piano piano vi devo portare all'acquisto e quindi vado a costruire un funnel. Però detto questo, scegliamo un template. Allora ragazzi, io ne utilizzo uno, lo prenderei anche vuoto, se c'è vuoto altro fammi vedere se template vuoti, ecco qua, e lo facciamo tutto da zero. Per esempio voglio usare questo, allora uso questo e vado a creare quello che è un sito internet. Vedete, è una base, questa che vedete qui è una vera e propria base di un sito, cioè non c'è assolutamente niente, saremo noi a costruirlo. Qua andremo a mettere il nostro logo, quindi semplicemente vedete che qui vi si apre una schermata e inserite quello che è il vostro logo, lo potete caricare dal computer. E poi potete impostare tutte le diverse cose. Quando un utente cliccherà questo logo, dove verrà collegato? Verrà collegato a una pagina esterna? Verrà collegato a un indirizzo email, a un numero di telefono? Ho tutte queste funzionalità. Qua abbiamo il menu, vabbè il menu con le diverse pagine, ce l'hanno tutti i siti internet. Qui ho la possibilità in alto di vedere la visualizzazione in mobile. Guardate, la visualizzazione da cellulare. Ho la visualizzazione da computer, ovviamente possiamo cambiare tutti i colori. Smanettate su queste cose, non abbiate paura che la maggior parte delle persone certe cose non le sa fare perché non si butta, dice no, ho paura di toccare cose sbagliate. Ma che cosa sbagliate? Non sbagliate niente. Tanto mica state andando a pagare in questo momento. Si prova così, vedete, io qua potrei mettere quello che voglio, potrei mettere Rise Up Academy, una cosa del genere, e posso andare a creare quello che è il mio sito internet. Una cosa basica, ecco, questo sono delle cose basiche. Questi sono i pulsanti, si chiamano call to action, i pulsanti che possiamo andare ad aggiungere. Premi qui per acquistare, per esempio, vedete? Io imposto i pulsanti e posso far sì che le persone che andranno a premere su questo pulsante verranno collegate a una destinazione esterna. URL vuol dire un link esterno, oppure posso collegarle come sempre a un documento da scaricare. Quindi cliccando qua, per esempio, possiamo far scaricare, scarica i prezzi, i budget, il tariffario, insomma quello che è. Quindi possiamo allegare un PDF, semplice e semplice da usare. Possiamo impostare tutte le diverse funzionalità dei pulsanti, anche così un po' l'interfaccia, che magari ci piace in modo diverso. Va bene. Qua ci sono diverse sezioni. Come si aggiungono le sezioni? Guardate qua. Vado su più, aggiungi elementi. Voglio aggiungere un video? Allora prendo il video e lo trascino. Dove voglio aggiungerlo? Voglio metterlo qua, per esempio. Ecco qui. Qui posso andare ad aggiungere un video.
e aggiungo il link del video. Semplice, semplice da usare. Poco valido per funnel, fatto corso, consiglia ClickFunnel, sembrerebbe il migliore. Beh, anche ClickFunnel, certo, anche quello, ragazzi, ha un suo costo. Però vi dico la verità, quelli che costano un po' di più valgono, Non è che ci fanno pagare per delle cose che non funzionano. ClickFunnel è molto valido per la costruzione di funnel. Tra l'altro, ci sono anche lì diversi piani, avete visto, diversi piani di acquisto, e vedo molti funnel che vengono creati con la scritta base in basso, creato con ClickFunnel. Quindi quello vuol dire che non hanno acquistato il piano superiore, ma serve a poco, Solo che vedo che chi paga di più, molto spesso, se lo sa usare, perché se pagate non lo sapete usare, non ottenete buoni risultati. Quindi prima, vedete, fare i corsi, come dice il nostro amico Giuseppe, ho fatto corso con Ballarani, consiglia ClickFunnels, sembrerebbe il migliore. Poi bisogna sempre testarli in prima persona, come faccio io, alla fine li testo tutti, perché i miei clienti mi chiedono, la maggior parte delle volte mi chiedono delle cose semplici, ma quando mi chiedono cose un po' più complesse, allora a quel punto, se io non so fare una determinata cosa, ovviamente vado a contattare una persona che collabora con me e che certe cose le sa fare. Delegare è importante, cercare di non fare tutto noi, collaborare con gli altri è molto importante, perché non possiamo fare tutto da soli, non possiamo sapere tutto. Quindi ho imparato negli anni passati a delegare e a collaborare con gli altri. Ognuno fa il suo. Delega e controllo. Esatto, hai detto bene. Delega e controllo. Per esempio, Marika, che è la mia compagna e viviamo insieme, lei lavora con me. Vedete, ho insegnato a Marika diverse cose, quindi adesso mi aiuta alla postazione qua dietro di me, nel computer qui dietro, e ci aiuta con anche dei programmi, per esempio anche con Bedmark, mi aiuta anche alla costruzione dei menu per i ristoranti, con i siti internet, con le pubblicità, un sacco di cose, no? In due è meglio. Come diceva la pubblicità dei biscotti, no? Erano Ringo? No, non mi ricordo. Due. No, Maxibon, che cosa sto dicendo? La pubblicità. Quindi, qua andiamo ad aggiungere le sezioni. Social media, divisori, spaziatori, immagini, pulsanti, qua ve l'ho fatto vedere. Una domanda che mi fanno spesso è, Fabri, se io volessi andare ad aggiungere dei codici HTML esterni, perché molto spesso aziende esterne vi forniscono delle funzionalità da aggiungere sul vostro sito, ma per aggiungerle sul vostro sito, questi widget, chiamiamoli così in linguaggio tecnico, per aggiungere sul vostro sito queste opzioni extra che vi dicono di inserire, vi danno un codice informatico. Come si aggiunge questo codice informatico? Eccolo qua, codice personalizzato. Io vado a inserirlo dove voglio nel mio sito, e via, clicco qua e mi dice incolla il tuo codice HTML o JavaScript o CSS, sono dei linguaggi informatici. Io semplicemente incollerò qua il codice HTML che mi viene fornito da questa azienda e qui apparirà il pulsante, apparirà il widget, apparirà quella funzionalità che mi ha fornito questa azienda. Una volta premuto ovviamente salva, qua apparirà quella funzionalità. Voglio aggiungere un'altra pagina, un'altra funzione. Ah, c'è anche questo che non è da poco, Member Profile è nella versione a pagamento di GetResponse e vi permette di far registrare e accedere ad aree riservate i vostri utenti, gli utenti del vostro sito. Questo è interessante perché non tutti ce l'hanno. Ce l'hanno, per esempio, su WordPress io creo le aree riservate di solito, ma quelli più semplici da usare, come Register, come Aruba, molto spesso non hanno l'area riservata. Quindi come faccio a far entrare i miei utenti in pagine dopo una registrazione tramite mail e password? Attraverso login e registrazione. Quindi qui metteremo, che so, in alto di solito si mette un pulsante di login, di registrazione, e vi faccio vedere. Andiamo sulle pagine, qua andiamo a gestire tutte le pagine qua in alto a destra, ecco qua, pagina di login, l'ha già creata, vedete? Email, password e pagina di registrazione, quando si devono registrare andranno a inserire l'email e la password per creare il loro account, queste sono pagine di login e di registrazione.
Qui ci ha già creato altre pagine, vedete la pagina offerte, la pagina contatti che noi possiamo ovviamente cambiare. Vedete come ho detto che la YouTube è diventata la chat del buongiorno, ragazzi. Buongiorno ancora a tutti voi, mi fa piacere ricevere i vostri buongiorno, quindi tranquilli, continuate, non mettetevi problemi. Qui possiamo andare a cambiare, a creare nuove pagine, io ne aggiungo un'altra e magari voglio aggiungere una pagina dedicata ai prezzi, perché offro dei servizi, eccolo qua, è una sorta di sembra una sorta di landing page questa, ma vedete ho aggiunto una pagina dei prezzi con dei pacchetti che scelgo io, qua posso chiamarlo pacchetto base, pacchetto plus, pacchetto professional, metto i prezzi, qua ci sono già i pulsanti che rimanderanno a una pagina specifica oppure a una pagina esterna di acquisto, posso fare anche questo, qui posso scrivere quello che voglio. Avete visto com'è semplice da usare? Non serve una particolare competenza tecnica. Bisogna semplicemente buttarsi e cliccare sui pulsanti per cercare di capire come funziona. Mio fratello mi diceva sempre, Fabri, come ho imparato tutto quello che so? In Sardegna si dice con una parola, frugando, frugare, frugando. Devi frugare, devi cliccare, devi fare. Ciao Marika, come stai? Ah, Marika sta facendo l'esperienza, come si chiama? L'esperienza nell'altra stanza? Stira i bagni. L'esperienza stirare, la conoscete l'esperienza stiro? Guarda che molte persone, io l'altra volta ho stirato le camicie, le magliette, ma l'ho fatto bene, diciamoci la verità, non l'ho fatto male. Molte persone, vedi, le camicie, bisogna fare un'esperienza su come stirare bene queste magliette e camicie. E facciamola, perché molte persone non lo sanno fare davvero. Allora facciamola, c'entra niente però. È vero? No, ma vuoi fare. Lo facciamo insieme, tra l'altro, quindi non ti preoccupare. Dimmi, vuoi dire ai nostri amici qualcosa? No. Vai. Non lo so, vabbè, timidi. Ok, salviamo la nostra pagina e una volta creato il nostro sito, lo dobbiamo pubblicare. Come si fa, secondo te? Cosa clicchiamo? Una volta creato qua, vedi, c'è scritto collega dominio, devo pubblicare il nostro sito. Questa è l'anteprima e quindi vedo come sto creando il mio sito. Tra l'altro, vedi, vedo anche il menu, tutto quanto. E tra l'altro posso modificare anche la visualizzazione mobile. Certo, clicco sul cellulare e poi vedete che questa è la visualizzazione mobile. E quindi posso andare a creare sia quella da computer sia quella da cellulare, che secondo me è quella più utilizzata. Perché io il computer lo uso solo per lavorare, ma per prenotare in un ristorante, per prenotare da qualche altra parte, comprare su Amazon, io uso il cellulare o il tablet. Il computer non lo utilizzo praticamente più. Ieri con Baccini si parlava del sardo, mi dice Stella. Vero, Baccini, l'altro giorno tra l'altro era su Twitch. Ieri Baccini ha fatto 2 ore, ragazzi, dalle 6 alle 8 raccontando i suoi aneddoti ininterrottamente. Gli piace molto raccontare e parlare, avete notato? Vabbè, ha un sacco di cose da raccontare, tra l'altro, quindi ha lavorato con i più grandi. Collega dominio, andiamo avanti a salvare il nostro sito internet in alto a destra e a questo punto mi dice che nome vuoi dare al tuo sito? Io lo chiamo, immaginiamo di chiamarlo ristorante, anzi no, Rise Up Experience, immaginiamo di aver creato un mini sito internet in cui raccontiamo delle esperienze di Rise Up, possiamo pubblicarlo gratuitamente, quindi vedete che qua c'è scritto pubblicalo gratuitamente con un nome gratuito, ma si vede che l'abbiamo preso gratuito, perché si vede? Perché dopo vedete che c'è scritto, questo è un dominio di terzo livello, si chiama così, dopo il punto vedete che c'è scritto grweb.site, quindi si capisce che è un qualcosa che non abbiamo pagato. Mentre se vogliamo personalizzarlo e farlo professionale, dobbiamo andare a fare 2 cose. Vedete, intanto possiamo acquistarlo, però in questo caso dovete collegare una carta di credito o di debito, qua non c'è scritto, quindi non solo di credito, come metodo di pagamento, oppure potete collegare un dominio che già possedete, quindi magari ho acquistato un nome a dominio su Aruba o su Register, per esempio www.fabriziopisu.it, ce l'ho da un'altra parte, oppure www.ristorantepaisu.com, ce l'ho su Aruba. Ecco, voglio connetterlo
qui vedete che qua c'è scritto aggiungi un dominio e posso andare a, vabbè, questo è fabriziopaisu.it che avevo già inserito e ce l'ho presso un altro hosting, ma se volessi potrei andare per esempio a collegare anche kaorisushi.it che è un altro mio sito internet, vado su aggiungi, ce l'ho da un'altra parte, questo l'ho costruito su WordPress, quindi questo è un sito internet che esiste già. Andando su aggiungi vedete che c'è scritto aggiungi, aggiorna i tuoi record DNS per indirizzare il tuo dominio a GetResponse. L'applicazione delle modifiche potrebbe richiedere 24 ore. Queste sono cose un po' più tecniche, mi raccomando, se non lo sapete fare, non andate a modificare questi codici. Ok, vedete che questi sono codici personalizzati per i server su cui è presente il nostro dominio. Modificare questi codici che vedete qua vuol dire, se sbagliamo, andare a nascondere, oscurare il nostro sito per uno sbaglio che magari abbiamo fatto. Quindi quando vedete dei codici, attenzione, chiedete a una persona più esperta di voi, perché queste sono cose un po' più tecniche che andremo ad imparare nel pacchetto Supernova. Adesso siamo nello standard, quindi nello standard di solito facciamo una panoramica generale di tutto quanto. Allora, prima di concludere, voglio farvi vedere una cosa che ripeto tutte le settimane, e questa è molto importante sul sito di Rise Up, perché molti pensano che fare un upgrade, se io volessi prendere il Supernova, devo per forza pagare con le cripto. No, perché adesso abbiamo inserito da settembre la funzionalità con carta. Se non lo sapete, io ve lo dico, nel caso non lo sappiate, ve lo dico. Con la carta o anche con Google Pay, c'è anche la possibilità di fare l'upgrade pagando con il cellulare. Come si fa? Semplicemente faccio il login con il mio account, guardate un po', io ce l'ho già il mio account, faccio login, voilà. Dopodiché vado sulla home page, scelgo il pacchetto che voglio io, qua ci siamo noi in diretta, vedete? Scelgo il pacchetto che voglio io, per esempio il Supernova, che all'anno, stiamo parlando di costo annuale, vi costa 100 più IVA, vabbè, io clicco qua, vado su acquista pacchetto e clicco sul pulsante abbonati. Ora mi darà un errore probabilmente, infatti vedete che c'è scritto non puoi aggiungere un ulteriore pack nel carrello, perché io nel carrello l'avevo già aggiunto questo pacchetto, ok? Quindi mi dice ne puoi avere solo uno nel carrello, ne puoi avere due. Ecco qua, vedete, io ce l'ho già aggiunto nel carrello. Vado su procedi con l'ordine oppure acquista con Google Pay. Nel caso andassi su procedi con l'ordine, qua mi insegna tutto, incluso IVA, fantastico. E qua c'è scritto pagamento con il wallet. Cosa significa pagamento con il wallet? Che prima di acquistare su Rise Up dovete caricare quello che è il wallet, il vostro portafoglio, altrimenti non riesce a prendere i fondi dal vostro portafoglio virtuale, dal vostro wallet. Come si fa per caricare il portafoglio? Andate su, ecco, la soluzione più semplice, vi dico, quella che usano tutti, andate sul mio account e vedete che c'è scritto portafoglio. Voilà, clicco su portafoglio. Dopo la ricarica ricordati di acquistare un abbonamento nella pagina home, va bene, vai al portafoglio. Eccolo qui. Qua ci sono tutti i pagamenti che avete fatto, vedete? Io l'avevo caricato, per esempio, ecco qua, e qua ci sono tutti i pagamenti che avevo fatto. Andate su ricarica il portafoglio e vado a ricaricarlo, per esempio, di un importo di 150, perché voglio prendere il pacchetto Supernova. Quindi vado su aggiungi, voilà, e una volta andato su aggiungi, pago con carta, Visa, Mastercard o quello che voglio. Ok, cari amici? Quindi questo è il metodo per caricare il wallet e poi per andare a fare un upgrade di un pacchetto, qualunque esso vogliate. Ricordate... Prego. Ma posso usare la Visa, la Binance Card? Certo. Sì, sì, assolutamente, perché sapete che la Binance Card, anche se sulla Binance Card ci caricate BNB, BUSD o quel che è, qualunque criptovaluta, a parte sì, che potete sì. caricare anche euro, però nel caso abbiate una criptovaluta, lui fa la conversione automatica in euro nel momento in cui la usate. Sì, io la Binance Card la utilizzo per la spesa, per far la spesa di solito, quindi va benissimo. Acquisti in Amazon. Acquisto anche in Amazon, giustamente, sì. Esatto, non ancora per pagare cose più,
più sostanziose, però per le piccole cose la uso quasi tutti i giorni. Ok, grazie. Prego, figurati. E che vi stavo a dire? Non mi ricordo più. Ah sì, qualunque dubbio voi abbiate, in qualsiasi momento potete cliccare su contatti e contattare l'assistenza in tempo reale. Qua c'è un pulsante, chiama per assistenza. Vi guidano passo a passo su tutte le problematiche che avete in questo momento, ovviamente inerenti ai Rise Up Academy. Chiamiamolo lo sportello amico di Rise Up Academy, avete la possibilità di parlare con la Barbara, con Chiara, con la Stefania, con tutta l'assistenza che segue passo dopo passo. Grazie Nancy, stasera 18:30, Bedmark con Daniele Cabras, vi aspettiamo. Mi raccomando, noi vi aspettiamo sempre qui su Rise Up Academy, avete la nostra compagnia, la nostra presenza per imparare sempre cose nuove e poi anche per andare a confrontarci. Perché magari, nel caso voi sappiate, sicuramente ognuno di noi conosce delle cose in più. Cioè io so delle cose, ma voi sicuramente ne conoscete delle altre. Quindi è un modo anche per confrontarsi. Rise Up Academy, si imparano sempre cose nuove. Come io imparo da voi, voi imparate da noi. È un continuo imparare. La formazione è importantissima. Adesso rimarrò in silenzio, facendovi ascoltare questa musica. Musica rilassante. Vedete, io metto la musica in sottofondo. È bellissimo, è bellissimo. Io non riesco a parlare, Marco, senza musica in sottofondo. Sai perché? Perché sono sempre stato abituato, quando facevo i video su YouTube, sul mio canale personale, facevo i video e li montavo mettendo sempre la musica in sottofondo. Caspita, parlare in diretta attraverso questa piattaforma ma senza avere una musichetta in sottofondo, c'è troppo silenzio, no? Quindi dico no, devo sempre avere una musica, come quando presento in teatro, di solito mi faccio sempre mettere una base musicale. Avete sentito che anche Marco Baldini su Bedmark in sottofondo ha una base musicale, perché è un riempitivo, perché se no c'è troppo silenzio, invece riempie la situazione. Vabbè, detto questo, amici, io passo la linea al nostro amico Emilio che è già qua. Eccomi, ciao, Emilio. Devo provare anch'io con la musica qualche volta. Sì, Emi, io faccio così, vado su YouTube, apro... Mm-hmm. Che cosa apro? Cerco Chill Out Music, di solito metto Chill Out, abbasso il volume, ovviamente la metto basso, basso, basso il volume, e condivido l'audio. Caspita, molto meglio. Ciao, Fabri, grazie per la tua esperienza. Grazie Cosimo, grazie, sei molto gentile.